Giuseppe, buonasera. Allora, io ho visto il filmato che ha fatto Ivan Baglio. Domani lo chiamerò, ma insomma, l'antifona che sento è un'antifona che non mi piace affatto. Speriamo che almeno tu mi dai qualche buona notizia. Che novità ci stanno da Trapani? Io la verità non posso dirti niente perché l'ultima telefonata mi hanno detto di attendere ancora una risposta. Pure a te, all'ufficio sempre, no? Vabbè, però scusami un attimo, no? Io a sto punto non riesco a capire perché ti ho detto, no, io mi baso sulla mia esperienza professionale. Io quando c'avevo una pratica che era importante, l'affidavo al collaboratore che la doveva istruire, se era importante poi ci tornavo sopra, oh, è pronta, non è pronta, che te manca, quanto ci vuole? Io il ministro Bonafede a sto punto non lo capisco più, è stato disponibile tutto quanto. È stato disponibile, ma c'è l'avvocato Longo, che è il segretario particolare del signor ministro, che sempre manda dei solleciti a cui non danno una risposta, è tutto là. Ho capito. Allora, la burocrazia sappiamo quello che è la burocrazia, no? Poi magari il parlamentare, il ministro va lì, ah, nel mio ministero c'ho dei funzionari, c'ho dei dirigenti, bravissimi, una cosa, tutte fregnacce. Però io la cosa che non mi capacito, no? Ho sentito l'interrogazione parlamentare che fu fatta quando il ministro era Orlando del Partito Democratico. Mi ricordo che il senatore Santangelo è del Movimento 5 Stelle, no? Oh, allora, se io fossi il ministro Bonafede, chiamerei il senatore Santangelo, che se io non ricordo male, ho sentito pronunciare queste frasi. Giuseppe Picone sono io. Bravissimo, gli addetti al Senato. Oh, allora, se il senatore Santangelo ha fatto quell'intervento, se sarà documentato prima, no? Non è che il primo quacquaraquà che va da un senatore e gli dice fammi questa interrogazione e quella a bocca, no? Allora, se io fossi Bonafede. Perfetto. Perfetto. Ora, il senatore Santangelo che ha detto Giuseppe Picone sono io, che cazzo di fine ha fatto? Ma io dico di più, ma io dico di più. Ma il ministro Bonafede, ma perché non chiama il senatore Santangelo e gli dice: senti, vieni un po' qua, visto che c'è un sacco di pipparoli dentro alla segreteria particolare, mi spieghi bene come sta sta cosa? Che cavolo, no? Ho capito. Allora io mo dico una cosa, no? Di fronte, perché io ho pure delle perplessità su altro, su sto coso, su sto reddito di cittadinanza che solo per capisce degli avidulauree. Vabbè. Dico, ma seguitando a fare così, a illudere le persone che credono nel movimento, ma alle prossime elezioni questi che pensano?
che prendono il 23, il 27, il 30. Tu che fai? Ho Io capito. ci credo nel movimento. Per 5 anni l'ho seguito. Io credo nell'onestà del movimento, come credo nel ministro Bonafede. Ho capito, ma vedi come te ripagano. Scusa, Giuseppe. Giuseppe, ma ti hanno detto nessuno rimanga indietro, ma tu dove cazzo stai? E allora? Ecco. A me fa piacere che tu c'hai tutta sta fede. Io purtroppo ho qualche anno più di te, ne ho viste tante e io dico che gli uomini vanno valutati sui fatti, non sulle chiacchiere che dicono. Perché qui ho l'impressione che te stanno a prendere per il culo, come stanno a prendere per... No, vabbè, se lo dici tu. Ho capito, ma se non rispondono, ma chi ce lo va a chiedere a questi? Ce vado io? Ma io gli mando tutto, mo sto filmato, io lo faccio, e poi manno a Bonafede, a Grillo, alla Ruocco, a Di Battista, o manno pure a Domine Dio, e me sto a incazzare io per te. Tu e a te ti vedo tutto tranquillo, ti vedo. E dai, no. Ti autorizzo a farlo, non ho nessun problema. Vabbè. I valori del Movimento 5 Stelle sono onestà, onestà, onestà. Oggi io chiedo proprio questo, l'onestà di chi è al governo del Movimento 5 Stelle. A Giuseppe, l'onestà io non la considero perché per me è un prerequisito, è come per andare a votare. Devi essere italiano, se non sei italiano non esiste il voto per te. E allora per me, i miei principi sono l'onestà, non la considero, è un prerequisito irrinunciabile. Poi mi devi far vedere che sai fa. Allora se tu mi prendi per il culo per 3 mesi perché non sei capace ai tuoi uffici di andare a chiedere di fare quello che devono fare. Che poi, visto che c'è stata un'interrogazione parlamentare e tutta la documentazione sta già in mano loro, ma che stanno aspettando? Il cambiamento lo sa. E se questo fa come i Il guai. Vabbè. cambiamento è in atto, devono cambiare certi vertici che sono rimasti con il governo precedente, ancora hanno le stesse origini, li devono cambiare, li devono Sì, cambiare. ma se io non vengo lì a contestarti il fatto che 3 mesi fa ti ho dato un fascicolo da esaminare, ancora dopo 3 mesi non mi dai una risposta. Dopo un'interrogazione parlamentare, dopo che il sottosegretario Manzione ha risposto al posto del ministro Orlando, ma di che stiamo a parlare? Ma io fossi Bonafede come Gesù Cristo dentro al Tempio, entro che la frusta te prendo, a frustata te prendo, sti cazzo dei burocrati dei ministeri.
che poi il casino lo fanno tutto. Io spero che lo sappia, che prima, o con questi video gli arriverà qualche cosa. Io più di telefonare educatamente non posso fare, mi fanno aspettare da settimana a settimana. Io so solo una cosa, voglio sapere se sono vero che lo Stato mi aiuti, se sono un falso te devono mettere in galera. Te devono mettere in galera se non è vero. Devono documentare dove sono un falso. Devono documentare come io documento che sono vero. Vabbè, mo mandiamo sto filmato a buona fede, va. Te saluto, ci sentiamo venerdì prossimo. Io ti ringrazio sempre. Ciao.